una grande promozione, ben il 35% di sconto per l'acquisto di crediti. Sul sito è il link qui in descrizione, ragazzi. Per PSN card italiane ad ottimo prezzo, eneba.com, trovate il link qui in descrizione e anche il relativo codice coupon qui in descrizione, ragazzi. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Squad Builder, col mio blocco degli appunti, perché mi scrivo le vostre squadre su questo blocco degli appunti e poi cerco di farvele. Allora, in questa prima squadra abbiamo un Son e un Dybala. Son scambiabile, quindi con budget di circa 300.000 crediti. Dybala, Son, meno male, è sceso tanto, meno male veramente. E Dybala non scambiabile. Come modulo non viene specificato, budget 300.000 crediti. E se questo video vi piace, vi piacerà o vi può piacere, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete i link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram e gruppo Telegram. In questa prima squadra voglio utilizzare questi due giocatori che mi sono stati detti di utilizzare in un 4-5-1 come modulo iniziale, mettendoci Son con Reguilon, così abbiamo già una fascia bella che è fatta e finita. È uscito un Hakimi nella versione in form, non costa nemmeno tantissimo e devo dire che può essere un buonissimo esterno, non un ala ma un esterno senza ombra di dubbio. Mettiamo la versione in form e vediamo un po' chi altro possiamo inserire. Il Nainggolan io lo vorrei inserire perché secondo me è un centrocampista veramente interessante. Vidal nella versione in form, chissà quanto costa, 35.000 crediti, non è male secondo me, ma opterei per qualcun altro. Chi possiamo mettere come centrocampista? C'è un Savic, Milinkovic-Savic nella versione in form non è niente male. Mettiamoci al momento il base, che io sto provando e devo dire ci sto trovando bene. In attacco ci voglio mettere un Immobile oppure un Gomez. Possiamo metterci un Gomez, perché? Perché possiamo giocare col 4-2-3-1 con Gomez, COC e Dybala attaccante. Oppure possiamo metterci un Lautaro Martinez. Oppure ci possiamo mettere un Lukaku. Possiamo metterci un Immobile volendo. Insomma, possiamo metterci un po' chi ci pare. Tra tutti questi, sinceramente parlando, ci possiamo mettere un Immobile, un Muriel anche, molto molto interessante. Muriel nella versione Foot Champions, non Foot Champions, scusatemi, la versione RTTF, e possiamo mettere lui tranquillamente. Poi io direi di giocare con i difensori quali De Ligt e Sanchez, perché Sanchez, no, volevo dire De Ligt e Manolas, sono due ottimi difensori centrali. E sono entrambi non lentissimi, anzi Manolas è anche abbastanza veloce, ma ha più di 80 di velocità se lo riesco a trovare. In primis l'ho trovato finalmente. In porta Szczęsny come terzino destro, beh, possiamo metterci un Cuadrado, un Bruno Perez. Io ci metterei un Cuadrado e con 230.000 crediti abbiamo fatto secondo me una bellissima squadra con due attaccanti, Dybala, Muriel, che possono giocare da attaccanti. Dybala può giocare anche da COC, 4-4-2, 4-2-3-1 volendo. Insomma, abbiamo creato una squadra molto versatile. Questa è una mia opinione. Poi si può ovviamente creare altre squadre sempre con questi giocatori, perché ad esempio vediamo come Muriel purtroppo non ha l'8 di intesa, un 9 di intesa, ma 6. Quindi magari possiamo metterci un Lautaro Martinez, un Immobile come attaccante, o addirittura un Mertens, non questo che costa troppo, un Mertens nella versione base. Mertens ad esempio, fare Mertens di base, insomma qui possiamo scegliere noi. Io consiglio Muriel, veramente interessante come attaccante, oppure un Immobile che non va assolutamente male in quella posizione. A sinistra il Reguilon, Son, a destra mettiamo Hakimi, Cuadrado, insomma facciamo una Serie A con una Premier League e cerchiamo di tenerla bella ibridata. Oppure un Aguero qua volendo, però poi dobbiamo andare a cambiare un po' di cose, quale ad esempio togliere il Ninja e metterci un Gomez ad esempio. Insomma, non è il caso a parer mio. Mettiamoci un Immobile e va bene ugualmente. Passiamo alla prossima, che è composta da Promise Champions non scambiabile, è un budget che non viene specificato, facciamo di 500.000. Spero che quello che sta guardando questo video, la persona che sta guardando questo video, sia d'accordo col budget che vado ad inserire. Promise è un giocatore che non si trovava quando uscì, però ora si trova abbastanza tranquillamente. Ci metterei un Wijnaldum e un De Jong. Wijnaldum sceso, De Jong vediamo, doveva stare 30.000 forse, ma 20.000, benissimo. Mettiamo così. E ci metterei come esterno sinistro un esterno olandese, Bergwijn, ci sta benissimo.
Per esempio possiamo fare così, tipo, e mettere Promessa in attacco. Poi ovviamente possiamo mettere, come attaccante non è male assolutamente, possiamo mettere Cioci, Promessa, come ATT anche volendo. A destra, allora io sinceramente parlando non ci voglio mettere un giocatore, ce l'ho già un giocatore da mettere a destra, però dobbiamo spostare, mettiamo Lucas a destra, a sinistra ci mettiamo Dembélé, a centrocampo a questo punto possiamo metterci un Fabinho volendo, se giochiamo con 4-2-3-1 ci potrebbe star molto molto bene a parer mio, dai mettiamo Fabinho, come terzino sinistro ci mettiamo un Jordi Alba che non dispiace assolutamente, terzino destro Wan-Bissaka, in difesa allora ci possiamo mettere a parer mio un Gomez, dovrebbe essere sceso sotto i 100.000 crediti. Sì, 92, perfetto. E metterci un Lenglet. Bello, Lenglet e Ter Stegen. Abbiamo raggiunto i 550.000 crediti. Ma secondo me abbiamo creato una squadra assolutamente di tutto rispetto. Con delle medie molto interessanti. Qua l'80, vi faccio vedere, 83 in dribbling, 84 in velocità, 87 in passaggio. Non è assolutamente male, considerato che il minimo in difesa è 74, il minimo a centrocampo è 67. Ma devo dire, a centrocampo, con i giocatori con 67, io mi ci sono trovato bene. Tipo, c'ho un Brozovic, mi ci trovo anche bene. Non è fondamentale proprio la velocità al centrocampo. Se stava bene, io ho notato che è più importante in difesa e in attacco. Poi ovviamente a posto di Fabinho possiamo metterci un altro centrocampista, quale Henderson anche, volendo, che è più lento. Ma possiamo metterci anche, secondo me, un Van de Beek, se proprio vogliamo un po' di velocità in più. Ma c'è poca differenza. Comunque anche Van de Beek può andare bene, ma poi va a togliere intesa a gomma. Io ci lascerei sinceramente un Fabinho, che è un buon centrocampista, appunto, mediano e CC a parer mio. Ma ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate di questo video, di queste squadre, se vi sono piaciute o meno, lasciate un commento, condividete, iscrivetevi al canale, hashtag NMF, così vi rispondo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!